questo però è un lavoro uscito da un cervello poco comune, che è il mio. Vengo dal mondo della pittura, dell'illustrazione e del fumetto manga, alla quale dedico parte della mia giornata in ricerca, disegno. Mi piace il manga. Ho avuto l'ispirazione di realizzare un'opera d'arte di questo genere per il semplice fatto che volevo riuscire a plasmare qualcosa, a plasmare le mie idee e lavorare qualcosa di più impegnativo, di più importante, che è il marmo, che è il materiale re della scultura, della modellazione. È il materiale naturale più bello. E l'opera nasce dai giochi che facevo da ragazzina, di questi lanci di pietre. Abitavo vicino a un fiume, era il mio passatempo preferito, era lanciare pietre. E quindi ho avuto questa idea, che è un ricordo, e sono riuscita a plasmare un mio ricordo, una mia emozione. Lavorare il marmo e lavorarlo in un laboratorio come quello in cui ho lavorato è stata un'emozione, è stato veramente bello, impegnativo, interessante, faticoso, perché io, premetto, non so niente di questo mondo e sto imparando, da un anno che sto imparando a conoscere il marmo, a conoscere le sue cose, le sue sfumature, la sua morbidezza, perché alla fine, vedete, è un materiale morbido. E penso che l'opera sia riuscita bene. Devo ringraziare i miei mentori, che sono dei grandi artisti, e sempre gli darò la grazia e la fortuna e l'opportunità di aver fatto questo tipo di lavoro con i miei sponsor. Spero di farne altri e di riuscire a farle, come si dice, un'evoluzione anche in questo senso, un'evoluzione nel mondo della scultura, che non mi dispiacerebbe.